Guardi, ormai purtroppo stiamo registrando questi episodi di cui si rendono autori questi imbecilli. Poi non so cosa vogliano dimostrare onestamente, se non la loro idiozia. Invece colgo con grande positività la reazione, l'indignazione della mia comunità. Questo è un aspetto fondamentale, ovviamente come è accaduto per la vicenda del SUV, speriamo di riuscire a pescare questi idioti e a sanzionarli, perché è importante far comprendere che questi gesti non rimangano impuniti. Ma c'è una grande parte di giovani di questa città che si comporta correttamente, quindi poi non sarebbe corretto infangare il nome, il buon comportamento e l'onore della stragrande parte di ragazzi di questa città a causa del comportamento invece di quattro imbecilli. Voglio ricordare che da 20 anni a questa parte di fatto il progetto è sempre stato questo, i costi sono sempre stati questi, alla nostra amministrazione il compito di realizzare l'intervento, farlo partire e gestire, quindi noi abbiamo ereditato senza commentarla, io non sto giudicando, sto ricordando che di fatto ne abbiamo avuto l'onere di doverla completare per non restituire 20 milioni di euro alla comunità europea, e già questo è stato importante. Farla partire reperendo i fondi per ora per 6 mesi è un esperimento che comunque ci avvicina ad una mobilità sostenibile, è una sfida coraggiosa. Non abbiamo altro compito che provarci in questo momento, non siamo più nella fase di poter decidere cosa fare o cosa non fare. Siamo nel momento della partenza e anche delle nuove abitudini. Io auspico che la mia comunità riesca a raccogliere questa sfida sapendo che è complicata e sapendo che c'è un'amministrazione che ha avuto il dovere, l'onore di far partire questa opera e anche quello di trovare parcheggi, perché anche su questo bisogna ricordare quello che è stato. I parcheggi che avrebbero dovuto essere costruiti dopo il terremoto non sono mai stati realizzati. Questa amministrazione ha realizzato un parcheggio a Piazza Kennedy, un altro in procinto di essere realizzato a Campetto Santa Rita, c'è il mercatone, insomma abbiamo circa 500-600 posti auto in più in città, che non mi sembra marginale e che nessuno prima aveva realizzato. La scelta dell'anagrafe presso il convento di San Generoso mira a ottenere due obiettivi. Innanzitutto allargare un po' la città, non possiamo immaginare di avere tutti i servizi a Piazza Libertà, altrimenti non andiamo mai a decongestionare il traffico, ci sarà sempre un problema di parcheggi e poi non rendiamo vivibile un pezzo di città, noi non possiamo pensare solo al centro, c'è una città che non è vastissima ma che paradossalmente anche in aree limitrofe al centro non è vissuta. Lo spostamento dell'anagrafe presso il convento renderà più facilmente accessibile gli uffici, renderà più viva quella parte di città e poi consentirà anche il supporto della municipale alle attività dell'anagrafe, perché vi ricordo che noi siamo passati da 550 dipendenti a 204, al di là dell'assunzione che andremo a fare, ma siamo al 40% di dipendenti, questo non è un aspetto marginale, e poi c'è sempre l'idea dello spostamento a Devenuta, quindi abbiamo bisogno anche di occupare tutti gli spazi vuoti delle strutture comunali proprio per consentirci questo ritorno a casa.